primo caso di un italiano positivo al coronavirus, scatta l'allarme, guardia altissima in tutto il paese. Oh mio Dio. Si rischia l'epidemia del paese e assalto ai supermercati. Devo chiedere tutto. Devo andare a fare la spesa. È poco più di una normale influenza. Tutto questo mi sembra assurdo. Queste le rassicurazioni della Gismondo. Vabbè, meno male, dai. La stampa mostrava persone tutte con le mascherine, quelle legate da lui, in una situazione di pericolo che non c'è. Quell'epidemia non c'è. Giusto. L'Italia non si ferma, il virus non ci fa paura. A Milano si sconfigge il virus con gli aperitivi. Queste le scene che si possono vedere nel centro di Milano. Sono 85.000 con l'influenza stagionale e 2 con l'influenza coronavirus. Gli allarmismi sono infondati. È arrivato, anche io ho il coronavirus. È allarme in Lombardia, il virus si diffonde, tutta la Lombardia in quarantena. Oh mio Dio. Assalto alla stazione di Milano con... prendo il treno. Tutta l'Italia è diventata zona rossa. Non scappo più. Si potrà uscire quindi solo per fare la spesa. Arrivato a fare la spesa. Per uscire si consiglia di utilizzare guanti e mascherina. Ma se non si trova le mascherine... L'ho trovata! Le mascherine alla persona sana non servono a niente. Ma come non serve? In Lombardia è obbligatorio uscire con guanti e mascherina. Ok, allora la metto. Il capo della protezione civile Borrelli non è d'accordo. Come vedete io non porto la mascherina, normalmente non la porto. Wow, non si capisce niente, qua è 2 mesi che avanti così, metti, non metti, virus, non virus, esci, non esci. Non potevo nascere, che ne so, negli Stati Uniti o in Inghilterra. Conferenza di Boris Johnson che spiazza tutti, non chiude l'Inghilterra e punta all'immunità di gregge. Ecco, vedi? Boris Johnson è risultato positivo al coronavirus. Questo il risultato... Sai che qua c'ha capito niente nessuno.